Vai che vai bene. Guarda, fuori di lungo, si ritrova. Le altre sono tutte fatte. Non si può salire sui muri a darci, non si può fare tipo così, no? Non siamo mica Mariana noi, Non c'è più problemi lì. Ma tu puoi giocare se salgo sui muri non è per te. Fanno di qua, questa fa botto, e se ovunque passa è passato il pallone, fa terra. Quella lì fa terra, quello del ristorante fa terra, quella lì fa terra. Di qua fanno volo soltanto, okay. Balconcini e le prime due là. Di là invece fanno tutte volo, tranne la porta della zona che è là, quindi qua devi portare in cielo che fa terra. Allora, le regole sono queste. Andiamo ai 5, senza tempo. I primi tre giochi sul 40 pari andiamo secchi. Poi andiamo oltranza fino alla fine. C'è una regola particolare: se una squadra va sotto 3-0 batte un gioco con 2 metri di vantaggio di battuta. Bravo. Chiunque sia. Così. No, io l'avrei messa diversa invece. Dice che sono più ci avrei messo un metro ogni 10 anni di differenza che c'è tra me e battitore. Un metro ogni 10 anni di differenza che c'è. Questa partita qua solo in questa non si è fatta su due squadre. Oh, gira. Siamo qui al torneo di pallonetto da Valletta, quarta edizione. Quest'anno, dal primo anno che abbiamo introdotto la nuova sfida. A sfida di Ciuboi, si è affidata alla squadra di Sant'Arino Giacobbe, dove in realtà il capitano era Claudio Balestra, contro la squadra di Ensuccio, dove in realtà il capitano, i gradi del battitore lì, aveva Pinotto. Balestra è stato invitato a questa partita dagli organizzatori, fortemente voluta, che ogni anno vedrà una sfida nel torneo tra una squadra della Valle del San Lorenzo contro una squadra della Valle di Imperiese. Ha accettato con riserva, in quanto sosteneva fosse difficile giocare alla pari con un battitore molto più giovane, e in realtà oggi pronti via, combattuti i primi giochi e poi Balestra fuga decisiva per il 5-2 finale, con anche colpi dominata abbastanza sia la battuta che il calcio. Volevo dirgli a Balestra come è andata la partita e cosa pensa di questa manifestazione, che comunque lo ha visto sempre presente, lui che comunque è uno dei più attivi seguendo le due squadre di pallapugno dell'Imperiese di Dolcedo. Ma sicuramente è una manifestazione di buon livello, sono venuto volentieri e la mia riserva era sulle mie condizioni, non sulle condizioni del mio avversario, che purtroppo mi hanno operato la schiena l'anno scorso, non sapevo in che e quindi ho dovuto cominciare con molta molta calma, non potendo forzare più di tanto. Poi una volta caldo siamo andati anche abbastanza bene. Devo ringraziare anche i miei compagni di squadra che mi hanno dato una bella mano e niente, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto. Lei che ormai ha 60 anni, non nascondiamoci, ha 60 anni, compete ancora con gente più giovane, anche negli anni precedenti grandi prestazioni, anche se non nel ruolo di battitore. E cosa pensa del pallonetto visto come visione sociale, anche di agglomerato, di persone, di idee, ceti sociali e persone di, diciamo, di diversa cultura che si incontrano e si confrontano sia sportivamente che poi anche da un punto di vista di linguaggio, visto che poi la giornata è lunga e le partite comunque si giocano ogni 8 ore, l'importanza comunque dello sport. Premesso che io di anni ne ho quasi 66 e quindi i 60 li ho già passati da un po'. E niente, no, io non posso più confrontarmi con questi ragazzi che al limite riesco a fare una partita, poi di più non vado avanti. Mi dispiace perché era un gioco che era ce l'avevo nel cuore, lo facevo e lo faccio ancora con grande rispetto, perché io va rispettato. È un gioco tradizionale che sono anni che va avanti dalle nostre zone e che deve essere portato avanti. E come ripeto, la manifestazione è una manifestazione di buon livello che attira un gran numero di persone e quindi ha la sua riuscita. Ecco, una domanda un po' più stupida: il suo avversario Ensuccio ha due slogan che sono Abiba e Rillina.
Lei cosa pensa di dire? Quando è in campo cosa dice ripetutamente? Non so che cosa siano e quindi non posso che io cerco di stare il più zitto possibile, perché se dico qualcosa dico qualcosa di sbagliato sempre, e quindi va bene così. L'importante è divertirsi, a quest'età qua non possiamo fare altro che divertirci e basta. Ultimissima domanda, qua una sfida che passa: chi le piacerebbe sfidare il prossimo anno? Una vecchia gloria, un ragazzo, una persona che comunque le piacerebbe che fosse qui, che non è ancora venuto. Io veramente vorrei invitare qui a giocare insieme a me la squadra con la quale ho condiviso il maggior numero di successi e di medaglie d'oro. Uno è un ragazzo di Caramagna che si chiama Anselmi, e l'altro è il famosissimo Beico, che anche lui gradirei una volta averlo ancora una volta insieme, insomma, da poter fare una partita. Io sono sicuro che riuscirebbero ancora a giocare ad un buon livello. Il prossimo anno sicuramente li inviteremo. La salutiamo e diciamo weekend perfetto, vittoria con la Palapugno, che ricordiamo l'Imperiese Serie A, unica squadra di Serie A della Liguria che si batte con l'obiettivo, diciamo, di entrare nei sei, quindi vittoria ieri sera abbastanza di larga misura, vittoria oggi nella sfida, direi un weekend perfetto, aspettiamo la vittoria della C1 domani. Positivo, positivo, speriamo, io me lo auguro tanto. La salutiamo. Siamo qua con Mio Malafronte, spalla della partita che quest'anno per la prima volta si è svolta a San Lorenzo al Mare, la partita di Ciuboi, una partita nel torneo che ricorda vecchie glorie della Vallata e vecchie glorie dell'Imperiese. Oggi la formazione, diciamo, chiamata di Ensuccio, vedeva Mio Malafronte, Lorenzo Ensuccio Balestra e Roberto, detto Pinotto, contro Claudio Balestra, Jorge e Giacobbe. Purtroppo, diciamo che da un punto di vista sportivo si può dire che è stata una sconfitta, da un punto di vista invece dell'organizzazione, del folklore e della bellezza della giornata penso che sia una cosa riuscita, e conoscendo comunque le idee di Mio Malafronte, da sempre un diciamo un caposaldo del cospetto sport sociale nella Palapugno e nel pallonetto, penso che sia una manifestazione. Volevo chiedere da lui se ci poteva dire qualcosa sulla manifestazione e qualcosa anche sulla partita. Io più che altro farei ringraziamento a tutta l'organizzazione e un ringraziamento alla famiglia Marvaldi, perché questo è un torneo che è dedicato al grandissimo suo papà che è mancato da tanti anni. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere tantissimo pubblico dei paesi, d'Imperia, delle cittadine vicino, ma anche gente che arriva dalla Toscana, Sabbio Chiese, gente che arriva da Brescia, Bergamo, anche i vari dialetti che si sentivano sono molto simpatici. Io niente, l'unica cosa che posso dire è grande successo, basta, sono cose che vanno ripetute ed è una tradizione che va mantenuta. I nostri vecchi giocavano a pallapugno dietro le chiese, specialmente la domenica mattina dopo la messa, e niente, noi siamo così, abbiamo questa tradizione. Mi sta bene anche il calcio, ma io preferisco la pallapugno. Grazie di tutto, basta. Un'altra cosa ancora da dire a Mio Malafronte è questa: si prospetta, così si dice, c'è la voce in giro che quest'anno verrà fatto un quadriangolare di pallapugno a Torre Paponi nel mese di ottobre. C'è qualche speranza di rivedere il gioco del ballon a Torre Paponi o sarà complicato? La Prodio, nuova società di San Lorenzo al Mare, ci terrebbe, sappiamo che anche comunque la cittadina di Torre Paponi vorrebbe vedere se potrebbero far giocare anche giocatori che magari sono un po' fermi fuori dai giri, come Tommaso Guasco, Gioberto Papone, Daniele Papone, Marco Aniglio, gente di ogni genere a livelli diversi. Guarda, io sapete benissimo, sono anche vice sindaco del comune di Pietrabruna e sono diversi mesi da quello che sono entrato che cerco di contattare gli avvocati di una parte opposta che non vorrebbe che giochiamo più a questo gioco. A me dispiace tantissimo, mi piacerebbe andare alla fine della fiera alla chiusura di questi diatrie tra avvocati per vedere alla fine chi ha ragione. Io mi auguro che questo quadrangolare si possa fare,
ottobre è anche un periodo che va benissimo, dopo la nostra festa dei funghi, San Cosme e Damiano, vedremo cosa riusciremo a fare. Intensificare un attimo i rapporti con gli avvocati della parte opposta, che per vedere se riusciamo ad arrivare a un risultato anche parziale di farci fare queste piccole partite. Altrimenti costerei nero o pietra bruna, cosa preferisci tra i due campi? La ciassa di pietra bruna oppure ripristinare il gioco a costa? Bene o male pietra bruna ci sono poi gli stessi problemi, meno amplificati, io preferirei pietra bruna. Okay. Salutiamo ancora Meo Malafronte, ci auguriamo che l'anno prossimo sia di nuovo qua, per noi è stato un piacere che sia venuto, non solo dal punto di vista sportivo dove è ancora un combattente, ma diciamo le vecchie gambe erano un'altra cosa, però da un punto di vista folcloristico penso che le persone di una certa età debbano essere trainanti e complementari alle forze giovanili. La ringrazio ancora. Grazie, ciao, ciao. Marco. Ciao, ciao. Siamo qua con Alessandro Giacobbe, detto Sandrino, e il vincitore della partita Icciuboi, primo anno, affidato alla squadra di Ensuccio, e purtroppo per la nostra vallata, lo dico a malincuore nonostante gli voglia bene, la squadra della vallata ha perso abbastanza nettamente per 5-2 contro la squadra di Sandrino Giacobbe, trascinata da un Claudio Balestra in versione super, battuta, ricaccio, colpi al volo, colpi al salto e anche famose patte per accontentarsi che poi quando cambia il campo fanno la differenza. A Sandro la prima domanda volevo dirgli un aspetto sportivo, cosa pensa lui del pallonetto, che comunque lo vede sempre presente, e cosa pensa di questo torneo? Bah, dunque, il pallonetto dal mio punto di vista, guarda, è una cosa di carattere direi nazionale, non solo ce lo fa vedere, ce lo fa sentire Brescia o la Toscana che sono qui adesso o che arriveranno, ma il fatto stesso che io prima di venire qua abbia parlato con una impiegata dell'archivio di Stato di Genova, ma dell'archivio di Stato di Napoli, di fatto, e abbiamo parlato di pallonetto, cioè del vico del pallonetto, di Ferdinando IV che giocava con Giacomo Agnese di Oneglia, e quindi il gioco del pallone che nella sua forma, diciamo così, più rurale, più facile, più rustica è quella, diciamo, del Carugio, come si gioca qui a San Lorenzo. Io per vari motivi adesso ho dovuto fare un passo indietro, per motivi appunto legati alla più che alla famiglia, anche al lavoro, ai tempi eccetera. Però per me è stata una profondissima emozione ritornare qua e ve lo dico, sto impegnando il mio tempo vicino a casa per formare ragazzini a Villaviani, nel paese dove abito, quindi almeno questo è il mio contributo in questa fase storica del pallonetto, che è sempre vivo. Una domanda ancora a lei, sappiamo che è un esperto di storia, non si offenda, è più forte a livello culturale che in campo, dicono i più. Oggi comunque ha fatto vedere parecchi colpi, un rovescio decisivo su una calcia che ha fatto gioco, che è stato importante, su una calcia che ha fatto gioco. E volevo che dicesse qualche cenno su San Lorenzo al Mare e sui paesi della vallata. Guarda, tanto ti ringrazio per diciamo il fatto culturale, è il mio lavoro da 25 anni, mi occupo di storia del territorio. E San Lorenzo è una situazione molto singolare, perché San Lorenzo è un luogo di confine, come tutti i luoghi di confine ha una storia complessa da raccontare, così come la sua valle. San Lorenzo è un avamposto della Porto Maurizio medievale, quindi del XII-XIII secolo, che si trova di fronte ad un altro avamposto, che è quello dei Della Linguiglia, che poi sono praticamente alla ragione di Linguiglietta, abitato con Castello. Un paese che lo conosco un po', eh. È un paese che conosciamo benissimo. Quindi, detto questo, ci troviamo su questo confine, che poi nel tempo è stato assorbito dal contesto genovese. Quindi noi abbiamo una cultura qui, che è una cultura, diciamo, signorile, rurale, con un'economia estremamente complessa e stratificata, che bisognerebbe anche andare a studiare ed approfondire nel tempo, perché non è solo l'ovicoltura, perché nel passato è stato molte altre cose in più, e un'area con delle presenze ad esempio molto criptiche, molto nascoste, San Siro di Boscomare per esempio, una delle pochissime chiese dedicate a San Siro, e poi anche questo sistema che arriva fino ad oggi, per cui San Lorenzo è stato percepito come una divisione addirittura della diocesi di Ventimiglia rispetto ad Albenga, quindi nel 1831 abbiamo avuto la divisione sostanziale del comune di Pietrabruna che ha trovato poi successivamente le frazioni di Boscomare e Torre Paponi nell'area diciamo così in Temelia. Per cui la cosa interessante è che
abbiamo di fronte una dimensione culturale a più realtà, molto stratificata, che negli ultimi anni secondo me ha avuto uno sviluppo turistico interessante, e secondo me lo sviluppo turistico passa anche attraverso le storie da raccontare. Ce ne siamo già occupati sia per San Lorenzo che per Torre Papponi. La ringrazio Sandro Giacobbe, le faccio l'ultima domanda che ho fatto anche a Claudio, non mi ha risposto e lei mi deve rispondere adeguatamente, perché è una domanda stupida ma interessante. Lo slogan del suo avversario era Abiba oppure Rillina, il suo qual è in campo? Cosa le piace gridare quando fai punti o qualcosa? Forse quello che mi viene più caro è animo, perché mi ricorda di quando ero piccolo e c'era un giocatore tuttora vivo di Villaviani, Bruno Verda, e un altro suo compagno, Alvaro, che tutti ricorderanno forse, gli diceva sempre animo Bruno, per me animo vuol dire qualcosa anche di ancestrale nella mia storia. Ultima domanda che la spiazzo, ultimissima veramente, il suo proverbio preferito e perché? Ah, ci ho messo segno, ci lampa, è una cosa che è molto, molto territoriale, per dire beh non se ne può più in là non si può andare, ci ho messo segno, ci lampa, io lo dico abbastanza spesso, lo penso soprattutto, e quindi è l'esagerazione che per il Ligure non deve mai passare oltre, non si deve mai andare oltre, ma andare oltre certi limiti, è questo il dato di fatto. Grazie mille, salutiamo Sam. Ciao, grazie. Invece di emulare la battuta